C'è un altro modo per acquistare un'autovettura. Tu compri la macchina e Business Cars ti paga le rate grazie alla pubblicità in movimento. La nostra società nasce per dare la possibilità di acquistare un'autovettura a costo zero. Durante questo periodo di crisi l'acquisto di autovetture è diminuito molto, ma grazie all'opportunità che offre la nostra società si potrà acquistare l'automobile desiderata senza pensieri. Il cliente potrà scegliere la tipologia e il marchio del veicolo basandosi sul suo gusto personale e sulle proprie necessità. Questo perché l'idea di City Car sta cambiando e con essa il concetto stesso di fare pubblicità. Business Cars. Tante marche, tante macchine, le migliori. Siamo a Rieti, in via Liberato di Benedetto 3, a Roma, in via Trequanda 14 e in via della Magliana 321. Business Cars. Vendiamo auto per passione. Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia. Cerchiamo un imprenditore, non un prenditore. È un gioco di parole lo sfogo di uno dei dipendenti Elexos a margine della riunione nella sala consiliare di Palazzo di Città a Rieti. Un passaggio obbligato alla presenza del vice sindaco Daniele Sinibaldi e dei parlamentari rietini Fabio Melilli, Paolo Trancassini e Gabriele Lorenzoni, oltre alla rappresentanza della Regione Lazio. La sintesi dell'incontro è tutta nelle prime battute. Le istituzioni devono farsi carico del caso Elexos. Gli ex dipendenti Schneider, confluiti in Elexos con la promessa di commesse e quindi di lavoro per più di 20 milioni di euro in 5 anni, hanno investito la loro liquidazione, circa 60.000 euro, in questa azienda,
ma la Lexus non si è dimostrata all'altezza delle aspettative. Tocca alle istituzioni trovare una soluzione che salvaguardi il futuro di queste famiglie. La necessità di sbloccare la burocrazia per far ripartire la ricostruzione. Questo è il grido di aiuto di Amatrice Accumoli al Premier Giuseppe Conte durante la prima visita ufficiale del nuovo capo dell'esecutivo nelle zone duramente colpite dal sisma. Il dato più pesante che emerge è che dal suolo sono state rimosse soltanto il 30% delle macerie e della ricostruzione vera non vi è traccia. Carmine, qual è il problema della ricostruzione di Amatrice secondo te? Ma secondo me è la burocrazia, perché i fondi ci sono, tutto c'è, però non si capisce perché non si ricostruisce. E proprio qua dietro c'era casa mia, come vedete queste macerie. Purtroppo io vivo in una saia e mi auguro che prima che mi muoia di vedere ricostruita casa mia. Qual è la situazione nelle SAE? No, la situazione delle SAE, l'unica cosa, siamo un po' dispersiva. Un po' stanno qui, un po' stanno a 3 km, un po' stanno a 4 km. Diciamo che il paese si è diviso e dove stavo io sto con le Macrone 2, non ci sono servizi, non c'è niente. Devi scendere, prendere la macchina per venire a Amatrice. In più ci stanno anche delle persone che non guidano e hanno problemi. Ogni ora, ogni due ore c'è il servizio urbano. Però se mi voglio incontrare con qualche amico non ci abbiamo niente su. Quindi disagio nel disagio? Certo, disagio nel disagio. Siamo un po', diciamo, ma come la zona dove sto io, per altre zone sono uguali. Tu ti intendi di turismo, giusto? Sì, io sono attualmente il vicepresidente della Proloco e il turismo a noi era, diciamo che Amatrice si basava sulle seconde case. Tutti i cittadini di Amatrice che vivevano a Roma vivevano e noi organizzavamo tante manifestazioni. E diciamo che era il polmone economico, era proprio basato su queste persone, oltre agli amatriciani. E quindi qual è la speranza, oltre di riavere la vostra casa, anche di riavere la vostra Amatrice piena anche di turisti? Certo, la nostra speranza è questa. In più un'altra cosa importante è la viabilità. Nessuno ne parla, ma però si vede un pullman deve fare il giro d'Italia. A noi la cosa più importante, oltre che la ricostruzione delle nostre case, è la viabilità. Quindi cosa chiede a questo governo oggi? Questo governo chiediamo quanto più presto che cominci la ricostruzione. Se tu pensi che neanche il 30% delle macerie hanno portato via, si sono fermate, devono aspettare ancora che si fa la gara e altre cose. Però le macerie, casa mia, hanno portato, dove stiamo in questo momento, era casa mia, e le macerie hanno portato via. Ma l'interno, le altre vicole, stanno tutte lì. Se non portano via le macerie, come fanno a ricostruire? La speranza è quella di vedere Amatrice com'era, con i suoi colori e i suoi profumi, tutti impressi nel libro Amatrice, il profumo della sua terra, che la stessa autrice Adriana Pierini ha voluto regalare al Premier Conte e a Zingaretti, anche per far capire la necessità che Amatrice torni a splendere come prima, più di prima. Prima visita di Conte ad Amatrice, per lei che insomma ama questo territorio. Qual è la sua impressione? Ma niente, io apprezzo moltissimo perché comunque sono zone massacrate dal terremoto e sicuramente ha fatto una bella cosa, insomma, la sua prima visita che la dedica ad Amatrice per capire le difficoltà che comunque ci sono state in questi anni e per cercare di risolverle. Qual è la foto della giornata, lei che insomma il suo libro pieno di ricordi? Ho voluto fare un omaggio al Presidente
ho realizzato questo libro per Amatrice in seguito al terremoto e gliene ho voluto fare un omaggio per così, insomma, per renderlo edotto di quello che comunque qui racconto e di tutto quello che è successo. Il libro si sviluppa su quattro assi: la natura, Amatrice come era prima, il terremoto e la vita che continua come sempre più forte. Giovani e musica è probabilmente uno degli aspetti per coniugare l'innovazione tecnologica alla realtà di tutti i giorni. Ma l'innovazione tecnologica è molto altro, aiuta a promuovere il turismo, a formare e informare la cittadinanza attiva e non. Questo è un sunto dell'Innovation Day 2018, promosso dal primo assessorato all'innovazione tecnologica del Comune di Rieti. Si è svolta a Roma l'annuale assemblea dell'Associazione Italiana Ciechi di Guerra. Molti i temi trattati nella giornata, ma una particolare attenzione è andata al tema dedicato della reversibilità della pensione alla moglie, poiché attualmente i tagli sono veramente esagerati, addirittura reversibilità con l'80-90% in meno. Quello che chiede l'associazione è una condizione più decorosa per le mogli superstiti che per una vita hanno assistito delle persone provate dai segni della guerra. Ne parliamo con il presidente Italo Frioni. Presidente dell'Associazione Italiana Ciechi di Guerra, Italo Frioni, qual è l'attuale situazione dei membri dell'associazione? Purtroppo, naturalmente, essendo passato molto tempo dall'ultima guerra, stanno in diminuzione.
Diciamo che noi abbiamo calcolato dai dati che ci ha fornito il Tesoro, diciamo circa 2 mesi fa, all'incirca una diminuzione del 16% annuo. Negli ultimi anni, quindi negli ultimi governi, avete subito anche voi dei tagli per quanto riguarda le spese? Diciamo ci hanno provato 2 volte. Uno nel 2012, però noi abbiamo sensibilizzato i parlamentari e il Presidente della Camera e quindi siamo riusciti a evitare un taglio che era del 40-50%, abbiamo detto che dovevano salvaguardare soprattutto le vedove dei grandi invalidi che hanno vissuto una vita a fianco al marito gravemente invalidato. Presidente, un'ultima domanda, le 2 più grandi associazioni di settore sono quella degli invalidi di guerra e quella degli invalidi civili, che sicuramente è al primo posto anche come numero. Ci sono delle differenze marcate fra i trattamenti delle 2 associazioni. Lei ritiene che si può fare qualche cosa in merito per migliorare? Faccio un esempio, per esempio l'avvio al collocamento, gli invalidi civili hanno la precedenza rispetto agli orfani e recuperati di quelli di guerra e altri benefici simili, si può fare qualcosa? Beh, ci proviamo, noi ce l'abbiamo sempre presente l'argomento, ma soprattutto adesso siamo impegnati a cercare di migliorare il trattamento delle vedove dei grandi invalidi. E comunque le associazioni sì sono più grandi, ma tra la differenza fra le pensioni di guerra e le pensioni degli invalidi civili di guerra è che le pensioni di guerra sono atto di risarcimento riconosciuto per legge dallo Stato, mentre le altre pensioni sono, diciamo, di pensioni ritenute assistenziali, ecco. Mi ha messo sulla strada per un'altra domanda, quindi non era l'ultima, l'ultima sarà questa. Parliamo proprio delle pensioni e reversibilità al coniuge. Sappiamo che al momento, quando viene meno il beneficiario della pensione di guerra, alla vedova, all'eventuale vedova che sopravvive, la reversibilità è molto ma molto ma molto più bassa rispetto a quello che era il valore attuale, iniziale. Sì, certo. Naturalmente è diverso il trattamento, però diciamo che stiamo cercando di renderlo più decoroso. Le proposte di legge ce le avevamo presenti in Parlamento nella scorsa legislatura, ma anche se la spesa non era eccessiva, il governo non ci ha messo mano, insomma, sulla legge di stabilità non ha voluto finanziare la nostra proposta. Ci riproveremo adesso con quest'altro governo quando riusciranno a farlo, insomma. Grazie Presidente Frioni. Grazie a lei. Thank you.
Ricordate l'ospedale di Magliano Sabina? Qualche anno fa se ne ventilava addirittura la chiusura, ma oggi le cose sembrano radicalmente cambiate. Soprattutto con la nuova direttrice generale, la D'Innocenzo, si è instaurato un rapporto chiaro, in perfetta sintonia, e finalmente abbiamo un interlocutore che quello che dice fa, questo non è poca cosa. Diciamo, si sta investendo sulla nostra Casa della Salute, avevamo chiesto alcune cose e ci sono state tutte quante date, le sale operatorie possono riniziare a lavorare, c'è un servizio di oculistica che funziona molto bene, c'è un servizio di chirurgia che funziona bene, io ne ho usufruito la settimana scorsa, quindi posso dire che come esperienza diretta sono stato trattato in guanti bianchi, non perché il sindaco, ma io stavo lì in sala d'attesa, c'erano altri sei persone che avevano fatto dei piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale e si sono trovati molto bene. Avevamo chiesto l'apertura della struttura all'ospedale di Civita Castellana, quindi un'integrazione tra la ASL di Viterbo e la ASL di Rieti, e su questo si sta andando avanti. Devo dire che siamo soddisfatti per quello che stiamo ottenendo in questo particolare momento con la nuova direzione generale e con la regione, che si sta mostrando ben disposta nel sostenere una struttura che ha. Io l'altra mattina sono andato in ospedale, ho fatto fatica a trovare parcheggio per quanta gente viene e si serve nella nostra struttura. Importanti esponenti della realtà politica, imprenditoriale e anche della comunità scientifica qui per i 25 anni dell'EDA Industries. Non potevamo certo mancare noi di Star TV. Fortunato Palella, CEO EDA Industries. 25 anni, non sentirli, un successo incontrastato nel mondo. Qual è il segreto del vostro successo? Ma non credo ci sia un segreto, penso soprattutto fare quello che piace, con determinazione, con coraggio, facendo così le fatiche non si sentono e si superano molto più facilmente gli ostacoli. Nuovo capannone, prototipi, di che cosa parliamo? Beh, questo capannone innanzitutto è un messaggio al territorio che noi vogliamo restare, anzi vogliamo crescere, non vogliamo scappare. Eccoci di nuovo con Davide Bianchino, un'altra azienda che fuoriesce dal coro della crisi economica, che si affaccia sul panorama internazionale, un'azienda con sede qui a Rieti. Sì, esatto, è un'altra ottima, bella notizia per il territorio. E fortunatamente ci sono queste notizie, noi ci onoriamo di averla tra le nostre, anche questa, anche la EDA Industries tra le nostre aziende associate. È veramente una bella notizia comunque per tutto il territorio, perché comunque sia la EDA è già un'azienda che oggi festeggia appunto 25 anni, che lavora nel panorama internazionale, anzi ha aperto sedi praticamente in tutto quante le parti del mondo, soprattutto in Asia. E cosa fondamentale è da sottolineare senz'altro il fatto che però ha mantenuto la testa pensante, ossia il quartier generale qui a Rieti. C'è un altro modo per acquistare un'autovettura. Tu compri la macchina e Business Cars ti paga le rate grazie alla pubblicità in movimento. La nostra società nasce per dare la possibilità di acquistare un'autovettura a costo zero,
Durante questo periodo di crisi l'acquisto di autovetture è diminuito molto, ma grazie all'opportunità che offre la nostra società si potrà acquistare l'automobile desiderata senza pensieri. Il cliente potrà scegliere la tipologia e il marchio del veicolo basandosi sul suo gusto personale e sulle proprie necessità. Questo perché l'idea di City Car sta cambiando e con essa il concetto stesso di fare pubblicità. Business Cars, tante marche, tante macchine, le migliori. Siamo a Rieti, in via Liberato di Benedetto 3, a Roma, in via Trequanda 14 e in via della Magliana 321. Business Cars, vendiamo auto per passione. Un punto di riferimento per la tua auto. Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia.